La Wiccan, la Wicca è una forza di è una pratica magica di origine pagana che utilizza prevalentemente energia femminile. Sappiamo che l'universo è dominato da energia maschile e energia femminile. Un saluto anche a Roxy Rosa. Ma questo tipo di magia, questo tipo di ritualità, che è una ritualità pagana nel senso che risale a culti pagani, culti diciamo pre-cristiani, perché la terminologia Wicca è recente, se vogliamo, ma le pratiche ritualistiche dell'energia femminile sono antiche come l'umanizzazione, insomma, sono veramente molto antiche. E che cos'è che è più femminile? C'è qualcosa di più femminile della luna? Nulla. La luna rappresenta il simbolo femminile per eccellenza. La luna fa parte del nostro mondo. Qualcuno dice che anche che è un satellite artificiale, qualcuno dice che ha un lato scuro, in effetti la luna ha sempre un lato scuro, e insomma la luna è un satellite misterioso, determina diciamo le maree, la luna è l'attrattore per eccellenza. Nella stregoneria la luna è sempre stata e probabilmente sempre sarà una rappresentazione del femminile. E un saluto anche a Noemi, e rappresenta la dea, la divinità. In quasi tutti i culti di origine pagana la luna rappresenta l'energia femminile ed è quindi fondamentale nei rituali Wicca, perché la Wicca raggiunge, diciamo, utilizza l'energia femminile. Diciamo che è un mondo, quello della luna, si dice di persona lunatica perché le persone lunatiche sono cangianti come la luna cambia costantemente. Passiamo dalla luna nuova alla luna piena, alla luna nera, quindi il quarto di luna. La luna cambia continuamente, in modo ciclico, ma cambia. La luna era spesso quindi vista come la dea, e queste idee, diciamo così, antiche si sono trasferite, diciamo, nei rituali Wiccan anche moderni, perché la Wiccan, così come la riconosciamo come concetto di religione, è più o meno nata intorno agli anni 40 fondamentalmente, il concetto di Wiccan come religione, e si basa, diciamo, su tutta una serie di ritualistiche pagane basate sull'utilizzo dell'energia femminile e sul culto della dea, della natura, perché la dea, la femminilità, rappresenta anche la natura rappresenta anche la potenza creativa, perché, diciamoci la verità, è la femmina che crea. Il grande potere creativo è della donna, attraverso ad esempio la maternità. Gli aspetti principali della Wiccan, della magia Wicca, riguardano anche, tra l'altro, l'utilizzo dell'energia sessuale, cioè l'accoppiamento della dea con il dio, quindi il sole e luna. Queste simbologie di sole e luna li ritroviamo anche, ad esempio, nella ritualistica del buddismo tantrico tibetano, dove avviene, diciamo, un accoppiamento, se vogliamo, simbolico tra l'energia maschile e l'energia femminile. Diciamo che la Wicca è vista, da un certo punto di vista oggi,
come una forma di stregoneria, perché adora appunto o pratica dei culti che non sono legati a divinità monoteistiche, no? Tutte le religioni pagane, tutti i culti pagani adoravano la luna anche in modo molto profondo, perché la luna iniziava a diventare importante, a prendere vita, a prendere forma al calare del sole. Quindi l'alternanza, diciamo, tra l'energia maschile e l'energia femminile, la luna è associata anche alla notte. Quindi molti rituali Wiccan avvengono di notte, soprattutto in varie situazioni legate comunque al, diciamo, sempre alle fasi lunari. La luna, tra l'altro, rappresenta anche, diciamo, ha delle influenze non soltanto sulla natura, ma anche sugli esseri umani. Come diceva prima Roxy, le persone lunatiche, diciamo, sono lunatiche da un certo punto di vista perché la luna cambia, ma sono lunatiche anche perché influenzate dalla luna. Infatti la luna influisce non soltanto sulle situazioni, come le maree ad esempio, ma anche sulle persone. Nell'antichità le cerimonie legate alla luna, ad esempio, troviamo delle cerimonie nei culti celti. I druidi, ad esempio, sono stati degli stregoni, tra virgolette, o dei maghi che hanno praticato un sacco di rituali legati alla luna. Hanno costruito, ad esempio, intere comunità in luoghi sacri dove circolavano particolari energie collegate alla luna e collegate anche alle stelle. Ad esempio è interessante il sito di Stonehenge, dove questi grandi massi, diciamo così, si praticavano, come dire, erano dei catalizzatori di energia e si praticavano anche dei rituali presumibilmente dedicati al culto della luna. Ma rituali, diciamo, nel culto della luna se ne sono trovati comunque in tutto il mondo, fondamentalmente. In Perù, ma anche nei luoghi frequentati dai Sumeri. Quindi la Wiccan è tutt'altro che una magia nera, ma anzi è una magia molto positiva, perché è basata sulla trasformazione, sulla capacità di creare, sulla capacità di trasformare le cose. La luna piena, i rituali di luna piena, ad esempio, come dice Noemi Puglia, sono rituali basati sulla capacità di attrarre, quindi tutti i rituali di attrazione in magia avvengono o in luna crescente o in luna piena, mentre i rituali di allontanamento o anche i rituali, diciamo, spesso molti rituali di magia nera avvengono perché che prevedono allontanamento, che prevedono avvengono, diciamo, in situazione di luna calante, fondamentalmente. La luna è comunque, rappresenta sempre, diciamo, anche un'attività volta alla sensualità, alla sessualità. I rituali legati alla luna sono anche rituali, diciamo, legati alla sessualità e legati anche alla follia, no? Se pensate, esistono storie di persone, no, che sono associate, come dire, pensate ai licantropi, o comunque la parola follia, diciamo così, è spesso associata alla luna.
Quindi la Luna ha un grande potere, ha un grande potere sull'essere umano, e l'essere umano ha un grande potere quando utilizza l'energia della Luna. E comunque una fede, Marx, una credenza, uno stile di vita, certo, no? Allora, beh, la Wiccan, come tutti i culti, è una religione, nel senso che ha una sua ritualistica, perché teniamo presente che qualunque religione si basa sul trascendente, no? Quindi esce fuori dall'immanente e arriva sul trascendente. Pensiamo anche alla religione cristiana, no? Cattolica in particolare. Tutte le ritualistiche, tutte le liturgie, ma pensiamo anche alla magia presente nella religione cattolica, come gli esorcismi, come ad esempio tutte le pratiche legate ai miracoli, ai presunti miracoli, cioè in realtà è magia cerimoniale, rivolgersi alla Madonna di Lourdes o alla Madonna di Medjugorje o a Padre Pio. In realtà stiamo utilizzando delle forme pensiero, stiamo utilizzando nella religione cristiana cattolica, sono pratiche magiche, di magia cerimoniale, soltanto che paradossalmente la magia cerimoniale, un saluto a Wormhole, nella religione cattolica non viene definita magia, no? Ma in realtà sono pratiche proprio di magia cerimoniale, perché ad esempio un'invocazione di un santo, ad esempio, o di una forma pensiero, come potrebbe essere Padre Pio, come potrebbe essere la Madonna di Fatima, come potrebbe essere la Madonna di Medjugorje, rappresenta quindi un'attività magica vera e propria, magica nel senso di utilizzare qualcosa che trascende l'immanente fondamentalmente, quindi il trascendente. È qualcosa di diverso. E comunque la Wicca utilizza, diciamo, la Wicca utilizza come dire, degli elementi naturali, no? Il sole maschile, ad esempio, e la luna femminile sono rappresentati nella religione Wicca, ad esempio, attraverso l'adorazione delle stagioni. E nella religione Wicca sono rappresentati, diciamo, attraverso dei rituali che seguono gli equinozi e i solstizi. La terra rappresenta anche la donna, rappresenta l'aspetto femminile delle stagioni, che sono venerate nella Wicca attraverso i rituali dei solstizi e degli equinozi. La madre terra rappresenta l'energia femminile e la luna ha lo scopo, diciamo, di garantire anche il ciclo delle stagioni. La luna rappresenta il cambiamento, rappresenta la capacità di cambiare, no? Quindi rappresenta la capacità di sensibilizzarsi. Quindi il potere della luna è il potere legato all'energia femminile, è il potere legato alla forza, ed è stato amplificato, ad esempio, attraverso i megaliti di Stonehenge, ma anche molte piramidi e molti templi sono dedicati alla Luna. L'obiettivo di queste piramidi, di questi megaliti, di questi templi, è quello di amplificare l'energia della Luna e renderla disponibile agli esseri umani per attuare la creazione e per attuare il cambiamento. L'energia della Luna si manifesta anche su un piano fisico, ma si manifesta anche su un piano fortemente sottile. La Luna ha sempre avuto un potere, diciamo, sulle nostre credenze, sulla nostra psiche anche, perché rappresenta anche l'intuizione. Quindi questo è molto importante. Altri elementi della pratica magica Wicca sono, diciamo, elementi legati proprio alla natura. I rituali sono dei rituali molto semplici, i rituali Wiccan,
e ovviamente richiedono la creazione di un cerchio magico. Il cerchio rappresenta il potere, rappresenta una porta verso il trascendente. Quando viene disegnato un cerchio magico, quindi proprio fisicamente viene disegnato un cerchio, quel cerchio rappresenta il luogo dove avviene la magia, il luogo, la porta, il portale, se vogliamo, tra l'immanente, quindi il terreno, e il trascendente. E all'interno del cerchio avvengono tutte le pratiche magiche fondamentalmente. Ovviamente la Wiccan utilizza gli elementi, l'elemento terra, e ad esempio l'elemento terra è collegato anche ai, come dire, alla posizione del nord e ai punti cardinali. La terra e il nord quindi vanno di pari passo. La terra, ad esempio, quindi l'elemento terra, sarà posizionato a nord del cerchio magico e rappresenta la protezione, rappresenta la sicurezza. E si utilizzano anche dei pentagrammi quando si fanno dei rituali. I pentagrammi sono dei simboli. Come ad esempio questo è un pentacolo, ce ne sono di diversa natura, questo è di origine egizia, comunque sono dei simboli di potere fondamentalmente. L'energia della terra che rappresenta il nord è un'energia ferma, stabile, di protezione, è un'energia di solidità che serve a dare solidità fondamentalmente. Poi abbiamo l'altro elemento, l'elemento aria. L'elemento aria appartiene all'est ed è in relazione con il cielo. Beh, i rituali possono essere fatti per diversi motivi. Perché le persone vanno in chiesa? Perché c'è questa cosa qua, no? Che quando si parla di qualunque forma di magia viene vista sempre in modo strano, no? Anche qua quello che dice Noemi. Mentre quando si parla di culto cristiano cattolico sembra tutto normale, ma in realtà è qualcosa di trascendente. Perché le persone vanno in chiesa? Perché le persone pre... Oh, buonasera Giorgio Cameli, buonasera Giorgio. Perché le persone vanno in chiesa? Perché le persone pregano? Perché trovate normale, tra virgolette, che le persone pratichino un rituale, ad esempio, di accendere una candela? La candela è veramente un atto magico, perché la candela, argomento delicatissimo, sì, la candela ad esempio rappresenta l'elemento fuoco, ma rappresenta anche l'elemento terra, rappresenta l'elemento acqua, perché la candela si scioglie, e rappresenta anche l'elemento aria, perché la candela fa, stanotte mi scomunica, e la candela fa il fumo, no? Quindi la candela rappresenta tutti gli elementi. Vabbè, ok, tu non vai in chiesa, però ci sono molte persone che vanno in chiesa e noi viviamo in un mondo in cui troviamo normale andare a sentire la messa, andare a pregare, cioè mentre troviamo invece strano, come dire, viene una persona che, o una persona, un gruppo di persone, come ad esempio gli Wiccan, che praticano rituali che sono conformi al ciclo naturale, no? Perché utilizzano i quattro elementi, ma i quattro elementi vengono utilizzati anche nella Chiesa Cattolica, soltanto che la Chiesa Cattolica, per questione numerica, probabilmente, almeno in Italia, viene considerata non una pratica magica, ma tutti gli elementi nella Chiesa Cattolica sono pratiche magiche, perché dice che la candela, tutti gli elementi, dice l'acqua. Beh, l'acqua è la cera che si scioglie, la terra è la cera consistente, il fuoco è il fuoco, e il fumo è l'aria. Quindi la candela si scioglie a tutti gli elementi. Con un caldo a 30 gradi, un signor col burro sul marciapiede di fronte. Certo,
Psicologia della personalità. Beh, ad esempio, pensate ad esempio alle pratiche dell'Islam, no? Beh, l'Islam intanto anche ha delle pratiche magiche. Pensate ai sufi, al sufismo, oppure appunto alle costrizioni, no? Ad esempio a tutto un simbolismo. Quindi, comunque, nella Wiccan si utilizzano gli elementi naturali, aria, acqua, terra e fuoco, collegati al cerchio magico e collegati agli elementi naturali che sono sole e luna, alle energie che sono sole e luna, soprattutto l'energia della luna, è collegata ai quattro elementi. Ai quattro elementi che sono collegati ai punti cardinali. La terra, dicevo, rappresenta il nord, l'aria rappresenta l'est. E l'aria è connessa ad esempio alla mente superiore, è connessa all'intelletto, no? È connessa al vento, il vento che cambia. L'energia dell'aria è praticamente nel simbolismo dei tarocchi, ad esempio, è vista come la spada. La spada che può tagliare, può bucare. Quindi nei rituali Wiccan, ad esempio, si utilizzano ad esempio i pugnali per fendere l'aria, ma che rappresentano, o si utilizzano gli incensi, ad esempio. Anche qua si utilizzano de delle erbe, quindi abbiamo tutta questa situazione. Poi abbiamo l'elemento fuoco. L'elemento fuoco è collegato al simbolo cardinale del sud ed è associato alla passione della creatività, il fuoco dà la vita, il fuoco è un potente incentivo perché il fuoco rappresenta anche il calore. L'elemento fuoco rappresenta proprio l'energia da tutti i punti di vista, quindi e rappresenta un po' come elemento, il fuoco rappresenta la potenza dell'energia maschile. E poi abbiamo l'elemento acqua, anche l'elemento acqua invece è collegato all'ovest e rappresenta veramente l'elemento acqua, rappresenta anche la forma lunare, rappresenta il magnetismo. Perché pensate all'acqua, l'acqua è collegata ad esempio al ciclo mestruale, tra l'altro la luna influenza molto il ciclo mestruale, quindi sono tutti elementi che possono agire, possono produrre delle trasformazioni fondamentalmente. Quindi i rituali Wiccan sono rituali. Diciamo che sono collegati, tra l'altro il nostro corpo è formato al 67%, mi sembra, di acqua e l'acqua, la luna influisce sulla marea e quindi influisce anche sul nostro corpo che è costituito di acqua, proprio per attrazione gravitazionale, no? Quindi nel mazzo dei tarocchi, ad esempio, l'acqua è rappresentata dalla coppa. Il calice, no? Che rappresenta sempre il calice. Pensate anche, ad esempio, nella tradizione, no? Cristiana, noi troviamo il Santo Graal. Il Santo Graal era il calice che raccoglieva, dove venne raccolto il sangue di Cristo in un momento successivo, ma nel primo momento il Santo Graal era quel calice a cui venne utilizzato da qualcuno, adesso non mi ricordo, per dare da bere un sorso d'acqua durante la passione di Cristo, no? Quindi, e poi questa coppa sacra, diciamo il Santo Graal, venne raccolto anche il sangue di Cristo. Santo Graal spesso si dice sta per sangue real, quindi il sangue di Cristo, no? E quindi le coppe rappresentano proprio, per quanto riguarda i tarocchi, rappresentano l'acqua come sorgente di vita anche perché l'acqua nel corpo umano è rappresentata dall'acqua in sé, ma è rappresentata anche dal sangue, e il sangue
rappresenta un po' la vita fondamentalmente. Quindi, questo per dire che le pratiche magiche vengono utilizzate anche nella Chiesa cattolica, e la Wicca aiuta proprio attraverso questi rituali a creare una connessione tra gli elementi naturali di cui siamo composti, perché noi siamo composti da acqua, siamo composti da fuoco, la temperatura che abbiamo, il nostro fuoco che ci tiene, c'è il fuoco vitale, no? Si utilizza anche come terminologia, no? Vox populi, vox dei, il fuoco vitale, l'energia vitale rappresenta proprio dal fuoco, ma è rappresentata anche dalla solidità della terra, è rappresentata anche dalla forza interiore. Questo è un po' il concetto di fondo, no? Quindi, cosa possiamo dire ancora? Che connettersi con questi elementi è fondamentale, fondamentalmente. Connettersi con questi elementi è fondamentale perché dall'unione di questi elementi c'è il quinto elemento, no? Che viene anche visto nel buddismo, che nel buddismo tibetano viene definito lo spazio di coscienza, no? Lo spazio di coscienza è quello che viene definito lo spirito. E lo spirito, anche nella tradizione Wicca, è il cerchio magico stesso, cioè ma che cazzo dicono queste vecchie? Noè è una vecchia befana, sta leggendo. Cosa leggo? Queste vecchie carampane. Siete talmente anziane che non avete neanche possibilità di esprimere più che puttanate, non sapete dire. Vecchie carampane, befane, decrepite. Comunque, stavo dicendo, la tazza da tisana. Sì. Comunque, quello che stavo dicendo, lo spazio di coscienza, che è l'elemento coscienza, appunto, sono anche i quattro elementi che si notano nel processo della morte. No? Nel buddismo, ad esempio, si dà molta enfasi nel buddismo tibetano alla morte. E la morte è rappresentata proprio la morte, non la morte fisica, perché la morte fisica è, diciamo, è quella gestita dalla medicina, no? Secondo l'esoterismo, finita la morte fisica, in realtà non si è ancora entrati nella dimensione della morte, perché poi avviene, la morte energetica, fondamentalmente, che rappresenta la dissoluzione degli elementi, fondamentalmente, no? La dissoluzione dell'elemento terra, la dissoluzione dell'elemento acqua, la dissoluzione dell'elemento fuoco e poi la dissoluzione dell'elemento aria e successivamente c'è la dissoluzione, o per meglio dire la fusione di questi quattro elementi nello spazio di coscienza. Lo spazio di coscienza rappresenta praticamente lo spirito e lo spirito non ha una direzione cardinale. Tra l'altro è anche interessante perché ci sono alcune definizioni che dicono che appunto che lo spirito non ha proprio l'elemento spaziale, quindi lo spirito si trova ovunque e questa è una cosa, un altro concetto abbastanza interessante. Lo spirito si trova ovunque e non ha elemento spaziale, mentre l'anima, la differenza tra spirito e anima è un po' questa, perché lo spirito rappresenta e questo questa cosa qua è interessante perché ne ha parlato anche Malanga. Non so se qualcuno di voi conosce Corrado Malanga, ma Corrado Malanga è un ricercatore che si è occupato di alieni, si è occupato di attraverso l'ipnosi, insomma, comunque si è occupato di alieni fondamentalmente. E ha, diciamo, secondo appunto questi studi, lui ha fatto più di 1500 ipnosi regressive, comunque
è un po' contorto come simbolo, non l'avevo intervistato. Comunque, diciamo, l'essere umano è composto da spirito e lo spirito nell'asse temporale non ha spazio, quindi lo spirito si trova dappertutto, mentre invece l'anima non ha tempo, non ha la dimensione temporale, quindi vuol dire che sta in ogni tempo, sta in ogni luogo. No, Malanga non l'ho mai intervistato, quindi ho intervistato Biglino, ma non Malanga. Quindi questo per dire che cosa? Per dire che, diciamo, al di là di questi quattro elementi, abbiamo l'elemento spirito e l'elemento anima. Lo spirito rappresenta il ponte tra i mondi. Attraverso lo spirito, la nostra cultura, attraverso lo spirito, cerca di spiegare l'inspiegabile, ad esempio il miracolo, perché diciamoci la verità, anche quando ti fanno un attacco nefasta e ti dicono che hai un tumore con 3 mesi di vita, quando ti fanno l'attacco nefasta e ti dicono che hai un tumore con 3 mesi di vita, tu non puoi più rivolgerti all'immanente per guarire, non hai più possibilità perché non è che i medici sbagliano più di tanto, l'unica chance a quel punto lì è quella di passare in un mondo trascendente. Massimo, mi è costato qualche punto ad un esame sui processi amnestici, ho detto che anche la memoria semantica subisce influenza delle emozioni perché tutto il spirito non mi è piaciuto. Vabbè, sì, poi vabbè, ci sono anche quelli che, diciamo, ci sono anche quelli che magari hanno una cultura positivista e non tutti riescono ad accettare certe situazioni. Comunque è interessante questo, iperlogica, sì, ci sta comunque. Diciamo che alcuni concetti al di là della scolarizzazione o del tipo di scuola che viene fatta, dipende. Se l'avessi detto a qualcun altro, magari avrebbe accettato tranquillamente, anzi, ti avrebbe dato qualche punto in più anziché qualche punto in meno. Lì poi è tutto veramente soggettivo. Comunque, dicevo, quando la scienza, diciamo, alza bandiera bianca, allora bisogna rivolgersi alla trascendenza, perché, come dire, è allora lì che può avvenire il miracolo. E il miracolo non richiede la cartella clinica, non è che se tu vai a Lourdes a chiedere una guarigione, la Madonna di Lourdes ti chiede la cartella clinica, vediamo se possiamo guarirti o se non possiamo guarirti. Avviene il trascendente, quindi il trascendente è quello che ti può produrre una guarigione, ti può produrre il miracolo non te lo produce la scienza. Ma il trascendente però utilizza elementi di magia, no? Quindi la magia della trasformazione. Ho capito la teoria periferica delle emozioni di William James, di fine 800, inizio 900, eliminata da tutti come storia. William James è proprio uno degli agli albori, insomma, della psicologia. Beh, ad esempio, se avessi incontrato uno junghiano, avrebbe sicuramente intrapreso le cose in modo diverso, perché anche Jung, ad esempio, studiava molto diciamo, studiava molto l'esoterismo, le pratiche esoteriche, soprattutto l'alchimia. C'è un libro molto bello di Jung che è Il fiore d'oro, adesso non mi ricordo esattamente il simbolo, comunque è un libro, Il mistero del fiore d'oro, sull'alchimia, molto bello, oppure anche il libro rosso di Jung. Devo supporre che fino a 200, inizio 900, sono adolescente e si è svegliato un attimo bagnato. Ma no, figurati un po'. Quindi il miracolo è determinato proprio dal trascendere il mondo immanente, entrare nel trascendente, entrare nel cerchio magico. Perché il cerchio magico sono le energie che noi possiamo sviluppare, le forme pensiero che noi possiamo sviluppare. Il miracolo è determinato dal fatto che noi possiamo utilizzare delle energie che sono energie naturali, però sono energie sottili, l'energia della luna,
l'energia del sole per far avvenire una trasformazione. D'altra parte, come dire, come una cellula inizia a funzionare in modo anomalo, nello stesso modo può ritornare a funzionare nel modo corretto. Sono le nostre energie, non energie, diciamo, fisiche, che per adesso la fisica non le ha studiate o non le riesce a studiare, ma sono energie sottili. Quindi tutti i rituali possono avere diciamo, dei catalizzatori. Ad esempio, i santi sono dei catalizzatori. Una persona ha una malattia, si può rivolgere a Padre Pio per guarire e tutti lo trovano normale, mentre invece se si fa un rituale che è collegato alla magia della luna o, diciamo, alla magia del sole o un rituale fatto nel solstizio o nell'equinozio, oppure un rituale che prevede, diciamo, l'utilizzo dell'energia sessuale, ad esempio, viene considerato come un qualcosa di strano, no? Però pensate che anche nella religione cattolica, ad esempio, ci sono dei momenti collegati proprio alla magia naturale. Ad esempio, il Natale è il solstizio d'inverno. Tutte le stagioni terrestri sono divise da solstizi e equinozi che raccontano, diciamo, la ciclicità, perché tutto si manifesta in modo ciclico. E tutto segue, diciamo, abbastanza, se andiamo a vedere, il calendario lunare, no? Nel calendario lunare rappresentano un po' anche l'andamento delle stagioni. La luna nuova, ad esempio, rappresenta l'inizio, in cui la dea inizia a crescere fino a diventare, diciamo, poi la dea madre, fondamentalmente. La luna nuova è un momento importante, no? Nella luna nuova si possono fare rituali per iniziare progetti, rappresenta l'inizio, simbolicamente rappresenta l'inizio, quindi nella luna nuova si possono accogliere nuove relazioni, si possono fare rituali propiziatori l'inizio di nuove relazioni, rappresenta un momento di crescita, no? Perché la luna nuova rappresenta un po' il concetto di yin e yang, di bene e male. Nel bene c'è il seme del male, nel male c'è il seme del bene. La luna nuova, che rappresenta, o la luna nera, però rappresenta il momento in cui l'energia femminile inizia a crescere. Quindi è molto importante, no? È il risveglio dall'oscurità, la luna nuova. Quindi è la nuova alba, il ringiovanimento, il potere. Rappresenta quindi la luna crescente, poi successivamente rappresenta ad esempio il fatto di iniziare a piantare semi, no? Nella luna nuova, nella luna crescente, infatti, bisogna seminare, perché è nella luna nuova, nella luna crescente, che il contadino semini. I contadini conoscono molto bene le fasi lunari ed è interessante che nella luna crescente iniziano a seminare, a piantare i semi per raccoglierli poi in un momento successivo. E quindi nella luna crescente si possono fare dei rituali per attirare ricchezza materiale, per attirare guadagni finanziari, per fare rituali di magia rossa, ad esempio, magia rossa per unire. Quindi questi incantesimi, tra virgolette, vengono fatti in questa fase. E poi vengono suddivisi nelle varie fasi lunari, perché sapete che c'è il primo quarto, il secondo quarto, il terzo quarto. Il primo quarto di luna, diciamo, rappresenta proprio la partenza, rappresenta il potenziamento. Insomma, ci sono tutta una serie di rituali che possono essere utilizzati secondo i cicli lunari.
La luna piena è la forma più potente della luna, è la grande madre, è la madre completamente incinta, pronta a partorire, rappresenta proprio il momento creativo. Quindi fai comunque una divisione tra mente, anima e le dea, ognuno. Ah, adesso non so se parlavi con la settima luna, sì, la settima luna. Oh, diamo benvenuto a Adriana Vattese. Benvenuto Adriana Vattese. Chi volesse entrare in chat, ricordo che basta che sia abbona. Non che sia abbona, nel senso che sia, può essere cessa, ma che si abbona. Quindi la luna piena, ad esempio, rappresenta proprio il momento di celebrazione fondamentale. Rappresenta il parto, rappresenta il momento creativo. È il momento essenziale per creare un rituale di benedizione. Ecco, questo è molto importante, no? Per benedire la casa, il corpo, lo spirito, è il culmine di un progetto. Ciao Arianna, è quando nasce un nuovo progetto. E poi abbiamo dopo la luna calante. La luna calante invece rappresenta il distacco, è molto utile la luna calante, ad esempio, per fare rituali, le capisce attraverso il calendario lunare. La luna calante rappresenta per togliere ciò che non ci serve più, eliminare energie negative, per eliminare tutti gli scarti, anche per eliminare persone dalla nostra vita che non vogliamo più. Quindi sono tutti rituali che vengono fatti nella luna calante per togliere, per eliminare. È un momento di pulizia. Ecco, la luna calante rappresenta la pulizia dalle energie negative, la pulizia dalle persone negative. Per quante persone negative avete nella vostra vita che non riuscite a togliervi dai coglioni? E quindi diciamo, iniziate a fare dei rituali, anche a esprimere delle intenzioni, perché anche semplicemente, ad esempio, la Wiccan insegna che comunque anche con la legge dell'attrazione si possono esprimere delle intenzioni nelle varie fasi. Il ciclo della luna è comunque utilizza l'energia femminile ed è un ciclo molto molto importante. Quindi la luna calante è il momento migliore per purificare, per togliere persone negative, per togliere energie negative, per togliere, diciamo, tutte le situazioni negative, insomma. E poi arriviamo alla luna nera, no? La luna nera, che sarebbe esattamente il contrario della luna piena. La luna nera è quando la luna ha calato del tutto, poi dopo inizierà a ricrescere, diventerà luna nuova. La luna nera rappresenta, se vogliamo, diciamo, la morte e la rinascita, perché rappresenta quindi la luna scura, la luna nera, rappresenta il sonno, rappresenta quel momento in cui si entra in contatto con se stessi, rappresenta la morte fondamentalmente, quindi il contatto con la propria anima, perché l'anima, ricordiamoci che non ha tempo, mentre lo spirito non ha spazio, ad esempio anche. Ecco quindi che la luna ha la sua magia che può essere utilizzata. La magia della luna, diciamo, è la magia fondamentale. I rituali che se seguono le fasi lunari sono i rituali fondamentali della religione Wiccan, fondamentalmente. Ma non c'è nulla di diverso. L'anima e spirito, secondo diverse tradizioni, lo spirito sta ovunque nello spazio e l'anima sta ovunque nel tempo. Anima e spirito messe assieme formano diciamo, anima e spirito messe assieme formano, come dire, quel continuum mentale che caratterizza l'essere umano fondamentalmente, quella scintilla divina che è all'interno dell'essere umano, che è rappresentata da anima e spirito, che sono, diciamo, questi due elementi, che rappresentano lo spazio e il tempo. Quindi il nostro spirito non ha vincoli di spazio, sta dappertutto nello spazio,
La nostra anima non ha vincoli temporali, sta dappertutto, non ha la dimensione tempo, vuol dire che per la nostra anima è tutto un eterno presente. Per il nostro spirito, tra virgolette, invece va del principio della non località. Ad esempio, è interessante che ci sono alcuni fenomeni, ad esempio della quantistica, come l'entanglement, che sembrano far capire che esistono comunque delle connessioni al di là dello spazio, perché l'entanglement infatti si basa sul principio di non località. Quello che avviene in un punto avviene istantaneamente anche nell'altro punto, quindi come se i due punti fossero uniti. Quindi l'entanglement rappresenta proprio il concetto di non località, mentre l'anima invece rappresenta un elemento che non è vincolato dal tempo, ad esempio. Magari farò qualche video. Ad esempio, è interessante anche caricare l'acqua alla luna piena. Se voi volete attrarre qualcosa, potete... sì. Se voi volete... Grazie, Giorgio Cameli è sempre gentile. Intanto ricordo, battito di ciglia, sentiero della felicità. Se voi volete attrarre qualcosa, potete ad esempio fare un cosiddetto, diciamo... mettere un evento della quantistica, mentre un evento della quantistica rappresenta uno spirito, ma sì, cioè nel senso che rappresenta un evento non collegato dal tempo. Dicevo, un rituale per attrazione potrebbe essere caricare l'acqua, ricordiamoci che ha questo potere di assorbire le energie, all'energia della luna piena, l'energia della luna piena, e poi bere quell'acqua lì a degli eventi. L'evento, qual è questo evento? È ad esempio lo spin di due elettroni, no? Lo spin di due elettroni varia istantaneamente e sono collegati, insomma. Quindi, invece per fare un rituale, per distaccarsi da una persona, possiamo bere acqua collegata alla luna calante, perché la luna calante rappresenta l'energia del distacco. Quindi se mettete un bicchiere fuori a contatto, diciamo, nel periodo di luna calante, meglio quando arriva proprio alla luna nera, noi possiamo berlo per distaccarci, per togliere, per purificarci. Insomma, sono semplici rituali, ma i rituali Wiccan sono molto semplici. Oppure anche stare al contatto della luna è un altro rituale molto importante. Quindi ci sono tutta una serie di cose che si possono ottenere, magari poi approfondirò un po' questi concetti. Per adesso comunque invece salutiamo tutti, spero di aver dato una visione un po' più completa per un po' la religione Wiccan.